Metropolis fa visita al Liberato, titolare della cremeria Gabriele. Insieme abbiamo condiviso una deliziosa delizia al limone. Nel 2023 si ritrova Tre Coni Gambero Rosso. La sua storia ha origini lontane, ma lasciamocela raccontare da lui. Buonasera innanzitutto, sono Liberato Cuni. La nostra storia nasce alla fine del 1700, ci sono delle tracce nelle fonti battesimali, quindi noi nasciamo come trasformatori di latte. Poi alla fine degli anni 60 mio padre ebbe l'intuizione di trasferire questa conoscenza del latte dai latticini e utilizzò la capacità di avere latte in casa, quindi nel caseificio, per farne gelata. La trasformazione del latte poi man mano è diventata dolce e quindi abbiamo i semifreddi, i pezzi duri della pasticceria e della gelateria classica. E poi man mano passiamo al gelato. Gelato che è un elemento sempre nuovo, perché c'è sempre un'innovazione, c'è sempre un prodotto nuovo da fare, da testare. E gelato oggi è un elemento che ci contraddistingue. Un altro nostro elemento, se noi utilizziamo la frutta fresca, in questo caso i lamponi biologici, questi sono i frutti di bosco, delle fragoline di bosco, che serviamo in coppe con gelato e panna. Poi già un nostro cavallo di battaglia potrebbe essere, anzi lo è sicuramente, la delizia al limone, che noi serviamo da sempre con una crema al limone di nostra creazione. Proviamo la delizia. Proviamo la delizia. Comincia tu. Non tradisce mai le aspettative. È la brioche col gelato. Forse i primi a mettere nella brioche, come ben in giro si ci metteva la granita, noi nella brioche ci mettiamo il gelato. Il gelato è la nostra passione per eccellenza.